Roberta Ciampitello, sindaco di Civitanova del Sannio, una manifestazione che ha radunato tantissime persone provenienti da tutto il Molise, molti sono rientrati dall'estero soprattutto, si riunisce una comunità e si riunisce all'insegna di una tradizione che si coniuga anche e soprattutto con l'innovazione, rivisitare quella che era l'antica tradizione. Sì, sicuramente. Ad agosto per Civitanova, ma penso come quasi tutti i comuni molisani, è il mese del rincontro. Tornano gli emigranti, tornano le persone che per lavoro sono fuori e quindi ci sono varie occasioni per incontrarsi. Sicuramente la Coppa è diventata un'occasione importante non soltanto per Civitanova ma anche per il circondario. Ci sono persone che arrivano dall'Abruzzo e dal Lazio, chiamano anche mesi prima per sapere la data precisa, quindi è diventato un appuntamento importante per l'estate molisana, potremmo dire. E coniuga l'innovazione alla tradizione perché la coppa, come sappiamo, è un antico metodo di cottura che Civitanova però ha voluto far diventare un'occasione da record, perché le dimensioni sono quelle non consone, non solite di una piccola teglia per uso familiare, ma riusciamo a fornire 800 pasti per volta e quindi l'innovazione c'è proprio nello studio che c'è dietro la costruzione di una teglia così grande, di uno strumento di cottura, perché c'è la copertura, c'è stato uno studio ingegneristico da parte di un giovane ingegnere locale anche per la realizzazione del piano di cottura, perché ovviamente deve essere tutto ridimensionato all'enorme quantità di pasti da preparare. Quindi amministrare comunque un paese, no? È anche questo fondamentale, riunire una comunità intera e saperlo fare, appunto, come diceva lei, anche e soprattutto unendo la tradizione ma anche la ricerca, lo studio, coinvolgere i giovani. Sicuramente amministrare vuol dire anche tenere unite le persone, creare dei momenti di condivisione, delle occasioni per rimanere e per ritornare sul posto. Però se dicessi che è merito dell'amministrazione, direi comunque una falsità, perché tutto questo si deve alla caparbietà di volontari che da più di 12 anni portano avanti questa manifestazione, non soltanto questa, perché ricordo che a breve ci sarà la Notte Bianca, c'è San Martino nelle Vecchie Cantine a novembre, c'è l'Andocciata che alcuni ragazzi del posto ormai 15 anni fa hanno riportato alla luce da un lungo ritardo di circa 30 anni, perché era dagli anni 50 che non si ripeteva l'Andocciata. Quindi il merito va soprattutto ai cittadini di Civitanova, ai volontari, all'associazione Civitanovesi nel Mondo che li raggruppa, li coordina e che si è fatta promotore in questi anni di tutte queste iniziative, e speriamo che a breve riuscirà a stupirci anche con qualcosa di nuovo, perché adesso dobbiamo trovare anche occasioni per incontrarci in altri periodi dell'anno. Cittadini, associazione, tutti insieme che affrontano anche e soprattutto la fatica, il mettersi davvero in gioco, lavorare insieme, perché poi una manifestazione del genere richiede anche uno sforzo organizzativo non indifferente.
Assolutamente, credo che gran parte del paese sia stata impegnata oggi nella realizzazione di questa manifestazione. E penso alle decine di agricoltori che hanno fornito i pomodori, le patate, ma alle 50 signore che stamattina sono andate per pelare le patate, alle 10 signore che nel pomeriggio sono andate a tagliare i pomodori, alle signore che friggono da stamattina il dolce che accompagna la coppa nel vassoio, quindi nel menù, ai signori che hanno realizzato tutto quello che vediamo, quindi dalle staccionate, portare la coppa, il pianale, dal 14 perché ieri era festa, a chi da stamattina con questo caldo di questi giorni è vicino al fuoco per scaldare il pianale. Quindi diciamo che parliamo di un impegno di tantissime persone, e che lo fanno soltanto perché sanno che oggi molte persone verranno ad ammirare il nostro paese con l'occasione della Coppa, quindi non soltanto per la Coppa, e sappiamo che può essere un bigliettino da visita per farle ritornare in altri momenti, quindi è una parte di orgoglio civitanovese che in queste occasioni si risveglia. Il signor Vincenzo da Roma torna qui perché? Per la festa delle patate. È un'occasione per tornare. Vengo qui per la festa, oggi sarà un'altra festa di San Felice e veniamo qui. Ecco, tutto questo. Che le piace di questa festa? Le patate. Tanti anni a Roma, che le manca del Molise, se le manca qualcosa? Perché i genitori sono qui. E allora manca sempre, quando sei nato è quello che è bello, tu sei nato qui, ci viene sempre, prima lavoravo e non potevo neanche venire, non è... ma mo, adesso sto in pensione e spengo, vengo a mangiare le patate. E allora lei attende questo momento, no? È qui ad aspettare. Sì, attendiamo questa festa, tutto il mese d'agosto siamo qui poi. Con il signor Clorindo, anche lei in attesa della Coppa. Certo, noi stiamo qua per quello, altrimenti che facciamo qui? Dobbiamo mangiarci sta Coppa, le patate sotto la Coppa. Che cosa le piace di questa festa? Prima cosa è una festa per il paese che c'è un po' di gente di più e tutt'altro, vengono tanta gente da altri paesi. Perché sanno la Coppa che non tutte le parti si fa. La tradizione antica, no? Una volta c'era la tradizione antica che si faceva sotto il fuoco a casa. È una cosa speciale questa qui. E dove vive? Io a Roma. Però vivo adesso, faccio sempre 3-4 mesi qui, un po' a Roma, un po' a ritorno, faccio avanti e indietro. Una volta. Mi piace stare qui? Sì, ci sono nato, allora... So 50 anni sono stato sempre fuori, ma basta che c'è la salute e sta bene a tutte le parti. Signor Nicolino e il signor Antonio, tutti e due di Civitanova, sì, e lei invece vive fuori, però torna spesso ed è tornato. La residenza qua a Civitanova, però il domicilio a Caianello, perché mia moglie è Caianello. E però questo appuntamento per la Coppa non l'ha voluto mancare. Sempre, sono 12 anni che si fa. Che le piace di questa manifestazione? Tutto, no, perché suonano pure, c'è qualche... E il mangiare che è buono. E a lei che le piace? A me per mangiare e pure ballare, perché è una cosa molto carina questo paese. E incontriamo la gente nuova, diversa. Se ci rivede qualche amico di scuola che venga da paesi vicini che non ci vediamo da tanto tempo. È una festa che racconta, no? Un metodo di cottura della carne, delle patate antico, sì. No? Lei prima si ricorda prima, magari sì, si faceva... Mia madre lo faceva, però erano quelle coppe piccoline, che si faceva a cammino. In casa. È lo stesso sistema che fanno qua. Quindi si va un po' anche indietro nei ricordi. Sì, proprio a me, cara, proprio a me per ricordi. Perché mamma voleva fare una coppa
col fuoco, mamma mia. Si usavano proprio assai, si usavano.